Bentrovati ragazzi, bentrovati tutti incappucciati perché questo bel grado di temperatura fa iniziare bene la mia giornata nonostante questo video lo vediate alle 15. Bentrovati, anzi no, alle 18. Bentrovati a tutti voi, io sono Manno e questo è il bar del calcio. Cari amici, benvenuti a tutti voi, vi rubo 10 secondi solo per ricordarvi che è in vendita il mio ultimo libro, la mia ultima opera, è Fuggire per rinascere. Chi è interessato all'acquisto di questo libro è facilissimo, c'è una copertura nazionale di circa il 90%, lo trovate anche in librerie minori, ma il posto più veloce e più rapido per acquistarlo è Amazon, lo store della Mondadori, lo store della Feltrinelli, oppure in alternativa, per scoprire tutte le altre modalità di vendita, vi basta andare su Google, digitare Fuggire per rinascere di Manuel Manconi e vi tirerà fuori tutte le opzioni di acquisto per questo libro. Chiaramente ragazzi, chi lo compra mi faccia sapere cosa ne pensa, perché per me le recensioni e i vostri giudizi sono sempre molto importanti. Un saluto a tutti, ciao! Allora ragazzi, io comincerei con una riflessione basica, semplice, che secondo me è il riassunto della partita alla quale abbiamo assistito nella giornata, nel pomeriggio di ieri. Né Provedel né Gollini hanno fatto una parata. Questo è il riassunto, secondo me, perfetto della partita di ieri. Ribadisco che partita alla mano, né Provedel e né Gollini hanno fatto una parata. Allora, la mia disamina è abbastanza lineare per quelle che sono le, per quelle che erano le mie aspettative. Allora, la Lazio è questa, ok? La Lazio quest'anno è questa, è una Lazio spesso brutta, spesso rabberciata, una Lazio che non fa il gioco spumeggiante dell'anno scorso, ma che soprattutto nell'ultimo mese e mezzo i risultati a casa, o in un modo o in un altro, li ha saputi portare, il che non è assolutamente, per quanto mi riguarda, un difetto, ok? Perché alla fine quello che conta, ragazzi, sì, l'estetica, capisco tutto, ma alla fine quello che conta principalmente è appunto il risultato. Detto ciò, fatte queste semplici premesse, io la Lazio ieri me l'aspettavo vincente, ok? La partita di ieri era un'occasione clamorosa, è stata un'occasione clamorosa la partita di ieri. Perché un Napoli in queste condizioni forse non lo incontrerai mai più. 9 titolari in meno. Il Napoli è venuto qui per non perdere. Un Napoli prevalentemente chiuso dietro, che ha provato a fare qualche azione di ripartenza attaccandosi chiaramente, aggrappandosi alle grandi capacità tecniche dei vari Zielinski, dei Politano. Ecco, questo è il discorso. La Lazio nel primo tempo si è appianata su sul terreno che voleva il Napoli. Nel secondo tempo è partita molto meglio, tant'è vero che ho detto porca vacca, forse ci siamo, adesso riusciamo finalmente a sbloccare sta cacchio di partita. E invece niente, a parte due o tre letture assolutamente illogiche. Io ieri leggevo un post di un mio amico Danny, grande tifoso della Lazio, che saluto qualora veda mai questo video. Leggevo un post dove faceva capire che sembra quasi che i giocatori abbiano dei dettami da parte dell'allenatore di non tirare in porta, di passare la palla pure quando stai a 3, 4, 5 metri dalla porta, invece di pensare a buttare giù la porta. C'hai proprio da pensare, devi passare la palla, perché quello che fa Isaksen, ma spesso questa cosa che ha fatto Isaksen ieri, e quindi attenzione, le colpe al ragazzo gliele do fino a un certo punto. Spesso ragazzi, quello che ha fatto Isaksen ieri, di arrivare in area di rigore a due passi dalla porta e di
passarla a centro aria invece di provare il tiro in diagonale forte, lo fanno tutti, eh? Ha fatto pure Felipe Anderson, lo fa Zaccagni. Allora chiaramente la logica dell'osservatore attento dice: oh, allora a sto punto forse invece dipende col giocatore che fa sta cosa che ai nostri occhi sembra assurda, forse questi sono dettami che arrivano dal tecnico, che se non si spiega, ragazzi, è una cosa davvero inspiegabile questa qui. Ecco, Isaksen ieri ci ha avuto almeno due occasioni in area di rigore dove secondo me poteva buttare giù la porta. Una poteva rientrare sul suo piede buono, il sinistro, per poi andare a provare la conclusione sul palo più lontano, lo ribadisco ancora una volta, l'ho detto anche nelle pagelle. E l'altra invece di tirare in porta, secondo me, cioè, ha optato per passare la palla al centro del campo dove c'era, sì è vero, Luis Alberto solo, ma c'era e in più c'era Castellanos marcato da tre giocatori del Napoli. Cioè, rimane tanto amaro in bocca, che poi rivedendo la partita tanto amaro in bocca è anche un modo sbagliato di giudicarla, rimane amaro in bocca perché ripeto, non è che la Lazio abbia fatto chissà che cosa per provare a vincere la partita. Ecco, dobbiamo essere anche onesti, ragazzi, eh? Cioè la Lazio dell'anno scorso sta partita la vinceva a mani basse, la Lazio di quest'anno è questa. La Lazio di quest'anno è questa, ragazzi, ripeto, è una squadra spesso non bella da vedere, molto compatta, le linee, ecco, per esempio ieri il commentatore di DAZN spesso sottolineava questo passaggio, ossia che Sarri era tantissimo, molto molto attento a tenere corte le linee dei vari reparti. Vabbè, sta cosa ormai sappiamo, no? Questo ormai Sarri ci ha insegnato questa cosa qua, in poche parole, indirettamente: più tieni corte le linee e meno dai possibilità all'avversario abili tecnicamente, Napoli assolutamente sì, di giocare là in mezzo e quindi farti male, perché chi riesce a entrare tra le due linee di gioco parte da un grande punto di vantaggio. Ecco, questo è il discorso di Sarri, io capisco. Però sta partita era da vincere, ragazzi, questa era una partita da vincere. Tu se vincevi sta partita oggi eri quarto con l'Atalanta e te magari te guardavi la partita di stasera senza troppe preoccupazioni, quando invece stasera rischi che la Roma vince a Salerno e la classifica si accorcia fortemente. Non è successo nessun dramma, perché io ribadisco quello che ho detto anche ieri nel corso della diretta. La partita di ieri era decisiva soprattutto per il Napoli, perché se il Napoli ieri avesse perso, per il Napoli era tosta, per il Napoli era davvero, il campionato prendeva una brutta piega. Invece in questo modo il Napoli ha limitato i danni, e siamo d'accordo. La Lazio è stata limitata da un Napoli molto compatto, molto attento. Poi c'è da fare una riflessione: se il Napoli, ed è una riflessione dolorosa per noi tifosi della Lazio, però va fatta, il Napoli privo di 9 giocatori, ragazzi, 9 giocatori, ok, tiene testa alla Lazio. Ecco, questo che te fa capire che stai parlando di una squadra che comunque è molto più forte di te nonostante quello che dice la classifica. E questo, quello che è accaduto ieri, questa è una cosa che dovrebbero capire soprattutto i vertici della Lazio, lo dico in primis, quello che è accaduto ieri fa capire in maniera importante quanto sia determinante in alcuni frangenti della stagione avere una rosa molto lunga, ma soprattutto lunga e di qualità. Ecco, questo è qualcosa che forse al nostro presidente fatica a comprendere, perché chiaramente lui è sempre molto attento all'aspetto economico in ogni tipo di valutazione. Ecco, ragazzi, questo è quello che mi rimane della partita di ieri. Mi rode, ecco, lo dico sinceramente, è una cosa che onestamente mi dà proprio, mi lascia tanto amaro in bocca la partita di ieri.
ma ripeto, non per l'atteggiamento della Lazio, perché era questa la Lazio che mi aspettavo, perché è questa la Lazio di quest'anno. Però non lo so, dovevi inventarti qualcosa in più, no? Non lo so. Poi ho dato le pagelle, alla fine ho dato i 6 a tutti, sufficienza a tutti, perché nessuno ha fatto male. Ho dato sufficienza a tutti, l'unica insufficienza l'ho data a Pedro, che ragazzi, senza offesa, ci mancherebbe, è un ex giocatore, ecco, siamo onesti, ecco. Però per il resto, ragazzi miei, dispiace, perché questo, cominciavi, riprendevi il campionato con la quinta vittoria consecutiva, riprendevi il campionato con un Napoli lontano 5 punti, che significava tantissimo, tantissimo, e invece così non è andata. È andata col Napoli che è riuscito in maniera abbastanza agevole a, a portarsi a casa appunto la, il punto che voleva. Parliamoci chiaro, poi pure le dichiarazioni nel post partita di Mazzarri sono molto chiare in questa direzione. Sono venuti qua per non perdere, capito? E quindi Napoli che torna a casa contento. E una lettura positiva, guardate, me l'ha fatta dare mio fratello ieri, perché sono alcune considerazioni che magari a fine stagione, non adesso, magari tra 10-12 partite potrebbero avere il loro peso. Adesso abbiamo virtualmente comunque un punto in più di vantaggio rispetto al Napoli. Perché? Perché in caso arrivi a pari punti, tu a Napoli gli stai sopra per gli scontri diretti. Vittoria e pareggio, hai fatto 4 punti con Napoli, quindi se arrivi, che ne so, quarto insieme al Napoli, e il Napoli sta fuori, ok? Ecco, attenzione, valutiamo anche questa, diamo un unico aspetto positivo a questa, a questa, a questa partita, che almeno a me personalmente lascia tanto tanto amaro in bocca. La squadra di Sarri era giusta. Non giochiamo quando le cose vanno bene a puntare il dito. La squadra di Sarri secondo me era giusta. Chi potevi mettere dalla panchina? Chi potevi mettere? Hai messo Pedro, quello potevi mettere in avanti. Forse poteva azzardare Camada? Vesino l'ha messo al momento giusto. Pure stavolta complimenti a Vesino, perché è entrato bene. Raga, c'è poco da, da stare a dire. E chiudo con un forte abbraccio al nostro allenatore, che purtroppo ieri, appena è finita la partita, è stato subito raggiunto da una brutta notizia. È stato colpito da un lutto in famiglia, non so esattamente chi sia morto della famiglia di Sarri. Sentivo ieri nelle prime notizie si parlava del padre, non lo so. Resta il fatto che mando un fortissimo abbraccio al mister e a tutta la sua famiglia per questo grave lutto che li ha colpiti. Mi fermo qui, ragazzi, non prima di ricordarvi che questa sera alle 20:45 saremo in rigorosa diretta per l'ultima partita, quella che va a chiudere la giornata di campionato tra Salernitana e Roma. Vi saluto, ragazzi, sono un po' amareggiato, dai, inutile che sto a dire cavolate, l'amarezza c'è, ce l'ho. Ciao, ciao a tutti.